Cosa bolle in pentola? Diario naturalistico di questi primi 4 mesi del 2021. Partiamo con la nostra osservazione dal laghetto del Pinal, che raccoglie le acque del torrente Artugna, Cunaz nella fase iniziale, incanalate nella canaletta del Ruial. Molti chilometri interamente scolpiti a mano, che qui vediamo, che trasportava le acque fino al dopoguerra, fino al mulino De Bronte e fino ai paesi di Budoia, sì, addirittura fino a Budoia, passando per Dardago, quindi una funzione di acquedotto. La filosofia nasce con i filosofi della natura, della scuola di Mileto e in particolare con Talete. Talete individuò come archè, come principio iniziale da cui ogni cosa deriva, quindi le leggi del cosmo, la natura, l'universo, eccetera, nell'acqua. La filosofia è meraviglia, stupore, quindi, e domanda. Ecco, noi dovremmo fare come Talete e chiederci da dove nasce tutta questa vita che vediamo in questo laghetto. Dovremmo avere lo stesso atteggiamento di meraviglia e di stupore guardando queste immagini. E soprattutto lo stesso sguardo disinteressato e sbalordito che avevano questi filosofi naturalisti. Quindi dovremmo riavvicinarsi alla natura, considerandola non una cosa da dominare, non un mezzo per raggiungere maggiori ricchezze, ma il fine di tutto quanto. Dio in ogni cosa, diceva Giordano Bruno. L'uomo deve stare nella giusta misura e in armonia con la natura, diceva Platone. Ecco, questo laghetto è un simbolo di armonia. Là dove ci sono le condizioni, la vita esplode senza una ragione e senza un perché. Gli abitanti di questo laghetto sono i rospi buffo buffo che vediamo qui accoppiati, probabilmente in una deposizione un attimino attardata, siamo a fine aprile, ma la siccità del periodo probabilmente li ha frenati. Le rane temporarie, che sono state una piacevole scoperta, che si sono chiamate rane montane o alpine, che a queste quote qui non dovrebbero essere così numerose e frequenti. Qui le vediamo in queste immagini di marzo, tutte accatastate a fine laghetto. E questa è una rana temporaria con la sua numerosa deposizione. Un'altra presenza importante è la rana Latastei, che già a febbraio è molto attiva su questo laghetto e sui vari laghetti. Questi laghetti, queste pozze d'acqua, sono un ricettacolo di vita. Qui abbiamo visto un nematomorfo, questo filino che si muove in acqua, che è un parassita degli invertebrati. E nelle pozze d'acqua verso Mezzomonte, la strada che Dardago porta a Mezzomonte, nelle rare pozze d'acqua, le salamandre partoriscono i loro piccoli. E qui vediamo anche una deposizione della rana temporaria. Spostiamoci dall'acqua ai nostri boschi, sul versante collinare tra Dardago e Budoia, in un territorio che si sposta fino a Mezzomonte. Andiamo a vedere cosa combinano i nostri amici animali selvatici. Dobbiamo radicalmente cambiare il nostro pensiero nei riguardi della natura, innanzitutto conoscerla. Bisogna ridare dignità a tutte queste forme di vita. Altrimenti le releghiamo semplicemente alla banalità dei loro componenti chimici, alla bistecca che troviamo sul tavolo. La legge stabilisce invece che sono animali senzienti, le loro vite complesse, difficili, sono rette da valori, da missioni autentiche che noi, generazione degli happy hour, generazione del consumismo sfrenato, dovremmo prendere come esempio
per cambiare radicalmente il nostro pensiero nei riguardi della natura. I cervi a fine inverno scendono dalla montagna, che quest'anno è stata particolarmente innevata e con una temperatura abbastanza rigida, scelgono le radure di fondovalle. E qui vediamo numerose esemplari di cervo, di cerve femmine e qualche maschio che osservano il panorama, le luci di Dardago nella notte, e intanto si alimentano sfruttando i numerosi boschi di querce. Quest'anno è stata una stagione molto, molto produttiva per quanto riguarda le ghiande, quindi il cibo non manca sicuramente. I pascoli poi offrono dell'erba che è importante dal punto di vista alimentare. Qui vediamo un altro simbolo della tradizione degli anni passati, che non dovremmo mai perdere, è la meda. Questi covoni di fieno che vediamo sono molto importanti anche per dar nutrimento agli animali. In effetti, questi caprioli ne approfittano ogni sera quasi. E qui vediamo dei giovani esemplari di capriolo. Il gruppo dei caprioli in questo periodo, per quanto riguarda il loro comportamento sociale, è una madre con prole, una femmina sottile, quindi che non ha mai partorito, e il maschio adulto. La femmina adulta è quella che decide le zone di pascolo, le vie di fuga. I caprioli spaziano in una zona di decine di ettari. Questi gruppi a primavera si sciolgono e i maschi iniziano i combattimenti tra di loro per stabilire la gerarchia. Stabilita questa gerarchia, ogni maschio si isola nei territori scelti dove potranno accedere solo le femmine o i giovani maschi, in atteggiamento di sottomissione. Maggio poi sarà il mese dei parti. Due piccoli, generalmente, le primipare partoriscono un cucciolo solamente. Fine giugno sarà la stagione degli amori. In questo periodo i caprioli hanno il mantello invernale. La distinzione tra maschio e femmina è relativamente semplice, diciamo, il maschio ha il palco, la femmina no. Lo specchio anale, la parte posteriore bianca, nel maschio è a forma di fagiolo, nella femmina è a forma di cuore rovesciato. Un ciuffo di peli nella zona addominale invece rappresenta l'organo genitale maschile ed è ben evidente. Il cambio del mantello avviene in primavera, nei maschi adulti prima e poi i giovani. Il palco cade tra novembre e gennaio a seconda dell'età del capriolo. La pulitura avviene tra marzo e maggio. Qui vediamo questo esemplare con il palco in fase di pulitura. Tra la caduta del palco e la fase di crescita c'è il periodo così denominato del velluto, cioè di questo tessuto che permette la crescita del nuovo palco che richiederà moltissime energie, quindi un'alimentazione adeguata. E anche i caprioli hanno le loro fasi di riposo. Qui vediamo un capriolo che dorme proprio ai limiti dell'escursione di ripresa della fototrappola. Il tempo che dedicano all'alimentazione è un tempo cospicuo, importante. Nei mesi invernali 4 ore al giorno, nei mesi primaverili dove ci sono tutte queste richieste energetiche, anche 7 ore al giorno, a cui fanno fronte altre 5-6 ore di ruminazione. Abbiamo visto a inizio filmato i cervi che si sono ritrovati nelle radune a fine inverno, e quella era una fase abbastanza indifferente per quanto riguarda il loro comportamento sociale. Mentre quello che vediamo ora, invece, è una fase molto importante. I maschi in questo periodo si ritrovano tutti insieme ed è uno spettacolo veramente, veramente coinvolgente e impattante dal punto di vista emotivo vedere tutti questi animali che sono i più grossi, i più grandi della foresta, trovarsi insieme
E si ritrovano proprio questa piccola porzione di animali della foresta nelle radure di Dardago, poco sopra il centro abitato. È uno spettacolo veramente notevole. Vediamo questa immagine che dal punto di vista panoramico è molto importante. Questi cervi con a valle le luci di Dardago. E come vediamo non hanno ancora perso il palco, anzi lo utilizzeranno ancora nei loro giochi, perché in questo periodo sono giochi dove andranno a scontrarsi, in quello che però nei periodi degli amori sarà un affare molto serio, sarà la lotta per stabilire le gerarchie nella fase di riproduzione. Il maschio che dominerà e guiderà l'harem, formato anche da 20-30 cerve. Vediamo che bei palchi e che begli esemplari di maschio e di cervo. E questo è proprio il periodo dove il palco è destinato a cadere. E è un trofeo molto importante per l'amante della natura che passeggia per i boschi e per le radure, che trovando un palco del genere può tranquillamente portarlo a casa. Se non lo farà lui, probabilmente i cervi tenteranno di mangiarselo per recuperare questi importanti elementi costitutivi del palco. E ecco, vediamo qui le lotte che dicevo prima, le scaramucce, che probabilmente possiamo azzardare a dire che sono fatte anche per vedere se riescono a liberarsi il prima possibile di questo palco per permettere poi la crescita di quello definitivo. La fase in cui resteranno senza palco e il velluto sarà il tessuto che permetterà la costruzione di questo nuovo tessuto corneo. È una fase molto delicata per i cervi maschi, in quanto in quel periodo lì non hanno più quest'arma di difesa del palco. Ecco perché probabilmente si ritrovano in gruppo per avere una chance in più di sopravvivenza nel caso di attacco dei grandi predatori. Comunque è sempre uno spettacolo coinvolgente dal punto di vista emotivo e spettacolare osservare questi grossi ungulati che se le danno di santa ragione, anche se queste battaglie sono più un gioco e non sono mai cruente, nemmeno nella stagione degli amori, sono cruente. Due parole vorrei spenderle anche per i sentieri che si trovano nel fitto del bosco. Sono i passaggi degli animali, praticamente. Sono i sentieri che abitualmente gli animali percorrono per passare da un posto all'altro all'interno di un bosco. Su questi sentieri passano prima o dopo tutti gli animali. Sono come delle strade preferenziali. Dove tutti gli animali passano, ad esempio su questi sentieri noi cerchiamo di mettere le fototrappole senza utilizzo di esche, quindi di cibo. E su questi sentieri abbiamo visto passare cervi, cinghiali, caprioli, la faina, il tasso, il gatto selvatico addirittura, gli sciacalli. Quindi sono proprio come delle autostrade che all'interno del bosco veicolano tutti gli spostamenti. Il bosco è anche sede di temporaneo stazionamento di uccelli. In questo caso qui c'è un picchio rosso e delle cesene che sono alla ricerca di cibo, ma anche poiane, sparvieri, addirittura le aquile abbiamo ripreso. I cervi sono attivi anche di prima mattina, qui vediamo un'alba con il classico canto degli uccelli che danno il buongiorno alla giornata. E qui i cervi che dicevamo prima, che si radunano in branco, si fanno vedere di giorno in tutta la loro bellezza.
E anche i cervi hanno numerose fasi di riposo durante la giornata. Per loro è sicuramente faticoso il passaggio all'interno del fitto del bosco. Vediamo che il palco è un elemento di ingombro che loro sanno però destreggiarsi adeguatamente ed efficacemente, passando anche nelle zone più alberate. Questo bel esemplare qui è in una fase di riposo e abbiamo fatto numerosi filmati per poter documentare questa fase di relativa staticità che osserviamo senza ulteriori parole. I luoghi di passaggio dei cervi spesso sono veramente angusti, stretti, che c'è da chiedersi, ma come fanno a passare con quel palco in quei determinati spazi molto costretti? E vediamo qui anche addirittura una fuga di cervi all'interno di questi spazi esigui. Adesso vediamo tre animali veramente interessanti, affascinanti, che popolano il ricco sottobosco, soprattutto i querceti. Sono tutti opportunisti, elusivi, crepuscolari. Il primo è il tasso. È lungo 1 metro, pesa 20 kg, ha l'aspetto ursino, un piccolo orso a prima vista. Le zampe corte e forti, e grossi unghioni atti a scavare. Utilizza delle tane sotterranee molto profonde e spesso le ha in coabitazione con la volpe. Vive in gruppi di 5-6 individui. Difende tenacemente la sua territorialità. È una preda impegnativa, un gran cattivone se disturbato. Può essere preda soprattutto di lupo e cani randagi, ma questi ci pensano 2 volte perché è un avversario impegnativo. Non va in letargo a meno che non ci siano dei periodi veramente freddi, allora può cadere un po' in letargo. Il secondo animale è della famiglia dei canidi, è la volpe. È un onnivoro, mangia veramente di tutto, dai piccoli insetti alle prede più impegnative. È un opportunista, si può ritrovare anche crovista tra i rifiuti ai margini della città. Le volpi cacciano da sole, hanno un udito eccezionale, sono furbe per eccellenza e la furbizia prevede anche una certa diffidenza nell'avvicinarsi alle varie situazioni. E durante la fase di gestazione sono i maschi che alimentano la moglie, esclusivamente i figli, ma solo per quel periodo lì. Dopo ognuno si arrangia. Sono animali crepuscolari, notturni. Vivono in coppia in piccoli gruppi, spesso familiari. I giovani vanno in dispersione all'età di 2 anni, cioè vanno a cercare nuovi territori e si faranno una nuova vita. Hanno al periodo degli amori tra gennaio e febbraio, la femmina partorisce tra marzo e aprile 3-5 piccoli, che saranno allattati per un mese e poi alimentati
con cibo predigerito dalla mamma. Questo permette ai cuccioli di non essere esposti ai pericoli. Tassi e lupi sono i pericoli per le volpi, soprattutto per i cuccioli da poco nati. Guardatevi queste belle immagini che stabiliscono qual è il rapporto gerarchico tra tasso e volpe. La faina è un animale selvatico, appartiene alla famiglia dei mustelidi, può vivere fino a 20 anni, è un animale squisitamente notturno, carnivoro, ma all'occorrenza mangia anche bacche e altre essenze vegetali. È dotata di quello che viene definito un surplus killing, cioè quando uccide tende a uccidere, a predare in maniera superiore alle sue ne reali necessità. Si riproduce d'estate, darà la luce dagli 1 ai 4 cuccioli, è una bellissima arrampicatrice e preda nidi degli uccelli. Vediamo un ultimo animale che appartiene all'ordine dei suidi, quindi i cinghiali. Vivono in branco ovunque praticamente, però prediligono i querceti e nella zona ci deve essere acqua. I maschi sono solitari e scontrosi e si uniscono al branco solo nel periodo degli accoppiamenti. Sono animali grossi, forti, possono pesare oltre il quintale e veloci se necessita, si muovono particolarmente per traiettorie rettilinee. Sono onnivori, prevalentemente vegetali. Hanno un grande fiuto e individuano il cibo sottoterra ed è per questo che ribaltano estese superfici. Le femmine, nel periodo della gravidanza, si isolano, periodo primaverile e anche precoce estivo, tardo primaverile, diciamo. E si isolano e lì, nel folto della vegetazione andranno a partorire i loro cuccioli che possono essere dai 3 ai 12. Dopo un paio di settimane, questi cuccioli saranno in grado di grufolare da soli e le femmine potranno riunirsi al gruppo. Ecco, siamo giunti al termine di questo diario naturalistico di questo primo periodo del 2021 e vediamo queste bellissime immagini di cerve raggruppate e gravide. Pertanto, tra poco, siamo quasi agli sgoccioli, queste cerve qui andranno a partorire. E chissà che questi prati, queste radure che si affacciano sopra la cittadina di Dardago e Budoia possano arricchirsi di nuove forme di vita particolarmente preziose. Avete notato in questi filmati che c'è tutto un mondo che si muove in questo periodo, spinto da questa grande determinazione a voler perpetuare le proprie specie. Le ultime immagini sono di questo riccio che ha abbandonato il letargo invernale e anche lui si prepara per i riti della riproduzione. Buone cose a tutti.